Non siete per niente autentici, siete solo ciechi credenti. Spesso nei video che edito e metto la voce perché siete pigri qualora doveste leggere, pongo delle domande e voi pensate che abbia una vita misera per le tematiche che espongo, per farvi capire che ci prendono in giro su tutti i campi. Pensate che la mia sia fallacia dell'uomo senza mai analizzare che invece possa essere la vostra fallacia. Di solito quello che si pensa degli altri è lo specchio di se stessi. Quando attaccate la mia persona, l'uomo che sono, al posto di scardinare l'argomento, è per evitare di scardinare le tremende verità dei vostri credo. Chi crede nel globo non accetta semplicemente di rilevare che la Terra è piana, e si può. La massa crede che quello che esiste sopra la propria testa sia un posto da dove possono arrivare i piccoli uomini verdi alieni. Crede che l'uomo sia in grado di viaggiare nello spazio, dentro a navicelle nel vuoto dello spazio, fino alla Luna. E quando dimostro che tutto questo è spazzatura e che vi hanno mentito a livello mondiale grazie agli astronauti, quelli che ho etichettato astro non auti ma attori, c'è chi arriva e sa solo insultare. E gli argomenti sono quelli che conosco benissimo, e meglio di loro, sono quelli che si imparano a pappagallo attraverso l'indottrinamento obbligatorio della scuola. La scuola serve a nutrire le menti di teorie, ma le teorie non sono teoremi. Lo studio serve per infilare i vostri ragionamenti dentro labirinti sempre più complessi, allontanando la possibilità di riflettere con lucidità. La teoria di Newton, che tiene in piedi tutto il sistema dove la scienza, meglio la pseudoscienza, afferma che si conosce solo il 4% della materia, mentre un 68% è una forma di energia e un altro 28% è la materia oscura, dicevo che la teoria di Einstein è stata scardinata fin dal suo nascere e trovate un sacco di studiosi che l'hanno distrutta, ma il sistema la insegna a scuola come verità, così come la teoria della gravità. Non è una legge e non è mai stata dimostrata, al contrario della densità e del galleggiamento che si possono testare. Lo stesso vale per le religioni. Tutto si basa sul credo della paura o di ciò che non si conosce. Se vi dico che la Bibbia è un libro inventato, mi portate le prove ripetendomi i versetti della Bibbia. Non c'è uno straccio di verità di quei libri. Niente, c'è il nulla. Ed è un libro di guerra e di odio, non di bene. Salmi 137,9, che la CEI ha tolto. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. E quando si crede su ciò che non fa parte di questo regno terreno, è facilissimo far fare alle persone tutto ciò che si vuole. Liberarsi dal male non è credere, né in quello che vedete sui monitor, né tantomeno in quello che si legge sui giornali o sui libri, ma entrare in contatto con la natura. Purtroppo non ne siete più capaci perché vivete una vita uniformata negli alveari delle città, passando le vostre giornate rammaricandovi di ricordi e sognando l'avvenire. Il presente non sapete cos'è, perché la pace vi ha lasciato da tempo. Continuate a credere in quello che vi propinano le news, i social, al cambiamento climatico, al globo, alla religione, alle guerre, ai politici, alle cure mediche, ai cibi spazzatura. E la lista è lunga, perché ci hanno e ci stanno mentendo su tutto. Ma non venite su Canal 104 Plus a riversare i vostri pensieri spazzatura intrisi di credo.
credere è nemico di conoscere.